Per quelle che riguarda le cave, non, io seguo quello che è stato indicato da questo consiglio, i massimi sforzi, i tavoli si sono fatti, diversi tavoli, diversi incontri, c'è stato un momento di stop in seguito a delle dinamiche dal punto di vista burocratico, ma la questione è stata ripresa in mano. Abbiamo degli incontri fuori al tavolo e mi sono sentito l'altro ieri con l'assessore Manzella della Regione Lazio, il quale ci convocherà tutti la settimana prossima, appunto perché c'è questa grande volontà di trovare la soluzione. È un percorso molto difficile, è un percorso molto difficile. È vero che il programma per il quale il cittadino ha eletto questa amministrazione, questo sindaco, prevede il ripristino di tutta l'area, e quindi mi metto a ridotare un'area disastrata, e questo è il nostro obiettivo. Siamo consapevoli che è molto difficile arrivare a questo risultato, ci vuole del tempo, molto tempo. Contemporaneamente non possiamo, come dire, entrare a gamba tesa, in quanto appunto, come lei ricordava, consigliere De Silvio, ci sono delle famiglie che soffrono di questa situazione che è stata creata nel tempo e non sicuramente per causa di questa amministrazione. La strada la dobbiamo trovare, siamo tutti convinti, sia da parte degli imprenditori che delle organizzazioni sindacali, nonché da Regione Siena e nostra, appunto stiamo aspettando a breve, io credo ormai venerdì, io mi sono sentito l'altro ieri con l'assessore, l'appuntamento della settimana prossima e pertanto il tavolo prosegue. Grazie. Grazie, sindaco.